Ma quando si lava la faccia, che si mette la crema, che si mette un vestito, ha paura degli specchi? Vorrei capire come fa a truccarsi, come fa a vestirsi, come fa? Ah, Carlo Verdone, che è il numero 8, ipocondriaco. Questa paura gliela ha trasmessa sua mamma, perché quando era piccolo aveva paura delle medicine, la mamma parlava con le sue amiche, e questa malattia, quell'altra malattia, e poi diceva al bambino: stai attento a questo, e te stai attento a quello, e lui adesso ha paura di tutto, ha paura delle malattie. La numero 9, Alessia Marcuzzi. Lei dice che ha paura di invecchiare da sola, senza nessuno vicino. Però ha dei figli. E mariti che vanno, che vengono, che vengono, che vanno, e ha paura di rimanere da sola. Va bene che Dio dà e poi toglie, però lei ha questa paura. La numero 10 è la nostra Milly Carlucci. Con questa bellissima chioma di capelli biondi che lei ha, che tra l'altro l'ho conosciuta anche, bellissima donna, lei ha paura di perdere i capelli. Paura strana, anch'io ne perdo capelli, mica tanti però, ma io non ho paura di perdere i capelli. Ciao, amen. La numero 11 è Dario Argento. Dario Argento, con tutti questi film horror che ha fatto, lui mi viene da ridere perché ha una paura strana, ha paura del buio. Quindi se Dario Argento viene a casa mia a trovarmi, gli lascerò tutte le luci accese, perché ha paura del buio. Numero 10, i nostri VIP nostrani, tra Laurenti, Boldi, Barbara D'Urso, hanno paura di volare, hanno paura dell'aereo, ma ce n'è tanti che hanno paura dell'aereo. Per questo vi voglio dire che c'è un corso all'INATE che appunto questo corso ti insegna a non aver paura di volare. Costa 600 euro. Cosa fanno? Ci sono degli psicologhi che ti parlano, non so cosa dicono, comunque cercano di entrare nella tua psiche e ti fanno anche fare un volo da Linate a Roma, ma anche nella cabina simulano, prima simulano il volo, cabina di pilotaggio, spiegano l'aereo come è fatto, ti fanno fare il volo appunto da Linate a Roma. Mi sembra che dormi fuori anche una notte, costa 600 euro. Dormi anche fuori una notte e poi ritorni. Conosco una ragazza che l'ha fatto e non ha più paura di volare. Probabilmente riescono a inculcarti questa cosa, di non aver più paura del volo. Ciao, spero che vi siate divertiti, spero che sia stato un video interessante, leggero. Vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere un like. Vi saluto, vi mando un grosso bacio, ciao e al prossimo video. Ciao!